Alla fine degli anni 30, la vita mondana di Hollywood fu dominata da un eccentrico personaggio, brillante oratore e chiropratico di base, che dispensava il Vangelo della dieta della salute, con cui affascinò tutte le donne di Hollywood. Parlava di cibi naturali, di vivere bene e a lungo. Si chiamava Gaylord Houser. Estendeva il suo impero economico attraverso libri, seminari, conferenze, lezioni dietetiche a $10 l'ora. La garbo, piuttosto ipocondriaca, rimase affascinata da Houser, che era esattamente il suo opposto, intraprendente, sicuro di sé. Diventò il suo guru personale, le impediva di prendere sonniferi, istruendola su come confezionare cocktail di pensieri felici. Le alleviava il mal di testa portandola a passeggiare. Alleggerì la sua tendenza a trascorrere giornate depresse e lei diventa la più illustre paziente di Houser. Porta Greta in vacanza alle Bahamas, mangiano cibi sani, nuotano, ballano. Ma Houser commette l'errore di dire agli amici che sposerà la garbo non appena arrivati a Miami. Naturalmente Greta lo pianta tornando a Hollywood da sola. A differenza di Stokowski, bandito per sempre, Greta si riconcilierà dopo qualche tempo con Houser e i due resteranno amici sino alla morte di lui nel 1984. Houser era omosessuale. La garbo gli serviva come veicolo pubblicitario e in più gli faceva da consulente finanziario, consigliandola su come effettuare gran parte degli investimenti. Mercedes de Acosta, di origine spagnola, apparteneva a una ricca e colta famiglia di New York. Non era bella, ma piuttosto carismatica, capelli neri e corti, profilo tagliente, cappotti maschili, pantaloni o bianchi o neri, mascolina, una delle più famose dichiarate lesbiche del tempo. Si era sposata nel 1921 con un pittore ritrattista, Abraham Poole, da cui aveva poi divorziato nel 1935. La vita di Mercedes era troppo dinamica per un matrimonio fisso. Si interessava di occultismo, credeva nell'astrologia e aveva scritto due drammi teatrali. Frequentava la bella società intellettuale ed era arrivata a Hollywood nel 1931 per fare la soggettista. Voleva conoscere la garbo, un'impresa quasi disperata. Ma Mercedes aveva le giuste conoscenze. Salka Viertel, presso il cui appartamento incontrò Greta per la prima volta. Salka la sera stessa confessò a Mercedes: «Greta ha detto che tu le piaci, e a lei piace così poca gente». La garbo invitò più volte Mercedes nella sua casa e una volta finito di girare cortigiana, decise di trascorrere diverse settimane in una sperduta isola a Silver Lake, in Sierra Nevada. Ma dopo due giorni telefonò a Mercedes e le disse di prepararsi per andare a Salt Lake insieme. 6 settimane d'incanto, scrisse Mercedes nelle sue memorie, ma sapendo che la garbo non tollerava indiscrezioni sulla sua vita privata, non fu prodiga di dettagli. Greta e Mercedes sono ufficialmente accettate come coppia nella comunità omosessuale di Hollywood, articolata con vari circoli, i cui si cucivano incontri tra donne. Questi erano i luoghi e le persone che Greta frequentava di nascosto quando scompariva. Mercedes vive un altro incontro sconvolgente della sua vita, Marlene Dietrich, con la quale inizia una relazione appassionata, dividendosi tra le due dive. La relazione con la Dietrich dura sì e no un anno, mentre la relazione Garbo de Acosta dura intermittenza per circa 10 anni. Abitano entrambe a New York. Possono vedersi dalle rispettive finestre degli appartamenti. Greta, più che sentimentale, era glaciale, imperscrutabile, ma molto attratta dalla gente di alto livello sociale, colta, intellettuale. E la D'Acosta lo era.
Nel 1960 Mercedes vive a Parigi, scrive le sue memorie e a corto di denaro. Nel suo libro parla con cautela dei suoi amori lesbici, naturalmente raccontando anche di Greta Garbo. Greta lo viene a sapere, la taglia fuori dalla sua vita per sempre. Respingerà tutti i tentativi di Mercedes di riconquistare la sua fiducia. Qualche anno dopo Mercedes si ammala gravemente, è costretta a vendere i suoi gioielli per pagarsi le cure e decide di lasciare tutte le lettere che le hanno scritto le sue amanti al Rosenbach Museum di Filadelfia, ponendo come condizione che potranno essere rese pubbliche solo dopo 10 anni dalla morte di chi le ha spedite. Nel 1930, sull'onda del successo dell'Angelo Azzurro, arriva da Berlino a Hollywood Maria Magdalena Dietrich, in arte Marlene. Era nata in una famiglia prussiana altoborghese, aveva ricevuto un'ottima educazione, non aveva mai avuto problemi finanziari. Greta era nata in una famiglia modesta alla periferia di Stoccolma, sapeva cosa voleva dire non avere soldi. Marlene è l'amante del suo regista, von Sternberg, e lo tradisce continuamente con disinvoltura. Lei e Greta erano agli antipodi, erano rivali sul set. Marlene odiava la Garbo, soprattutto dopo che Greta aveva interpretato Anna Karenina, un ruolo che avrebbe voluto interpretare lei. E mentre la Garbo non ha mai espresso giudizi su Marlene, quest'ultima era feroce quando parlava della divina. La snobbava, si sentiva socialmente e intellettualmente superiore. La Dietrich spendeva fortune dai sarti parigini con abiti firmati. Greta comprava cappotti e pantaloni all'Emporio. Tendeva a risparmiare, investiva i suoi soldi in azioni ed immobili e quando è morta ha lasciato 250 miliardi di lire in eredità. Marlene si è spesa tutto, non ha mai comprato una casa e quando è morta ha lasciato ben poco alla figlia, se non un vasto patrimonio di documenti, lettere, diari. Greta non ha scritto appunti né diari e tutti i documenti che aveva nella sua casa di New York li ha bruciati prima di morire. Difficile tenere il conto degli amanti di Marlene. E mentre lei sbandierava le sue conquiste, Greta, al contrario, non ha mai parlato delle sue relazioni, se non per negarle, dichiarando sempre che si trattava di semplici amicizie. La Dietrich adorava essere al centro dell'attenzione. Greta detestava le cene in cui ci fossero più di 6 o 7 persone. Voleva sapere esattamente quanti e chi fossero gli invitati. Se arrivando trovava uno sconosciuto, se ne andava senza dire una parola. Greta Garbo e Marlene Dietrich avrebbero avuto una torbida relazione. E quanto sostiene un libro di Diana McLellan. Secondo l'autrice, l'attrazione tra la divina e la Dietrich si accese nel 1925 sul set del film La vita senza gioia, in cui Greta era coprotagonista e Marlene una semplice comparsa. Dietrich all'epoca aveva 23 anni. Era una giovane madre, audace, esperta del mondo, sessualmente vorace e anche troppo contenta di pilotare Greta, di 20 anni, in un'esplorazione del nuovo mondo dei circoli omosessuali ed introdurla a una sessualità senza inibizioni. Ma il rapporto tra le due dive fu di breve durata, e le due donne finirono per avere rapporti così tesi che ad un certo punto e per anni negarono di essersi mai conosciute.
Nel 1940 Hollywood perde l'importante mercato europeo. Gli studios dovranno produrre dei film che piacciono soprattutto al pubblico americano. Nel 1941 esce il film Non tradirmi con me. La Lega Nazionale del Buon Costume accusa il film di immoralità. La Garbo si sente vittima di un complotto e dichiara: non reciterò più. Infatti Non tradirmi con me fu il suo ultimo film. Quel ritiro, a soli 36 anni, all'apice della carriera, fece aumentare la sua fama e l'aura di mistero che la circonda. Nel 1953 acquista un appartamento a New York e continua a frequentare George Shelley. Era il suo amico del cuore. E quando morì nel 1964, Greta precipitò nel panico, fece i bagagli e fuggì in casa della sua amica Cecile de Rothschild. Ci mise 2 anni per riprendersi. Senza Ashley era meno socievole ancora, più solitaria e più appartata che mai. Da quel momento la visione della morte le è divenuta intollerabile. Ashley, come Stiller, era una figura dominante che guidava la vita di Greta. Nei partner che hanno contato di più nella sua vita, lei cercava sempre figure genitoriali, un rapporto di rassicurazione e di protezione. Il suo non era un amore adulto, ma un legame di dipendenza come quello di un bambino. La Garbo è stata dominata e plasmata da Stiller, quando ancora la sua personalità non si era formata, e questa incompiutezza spiega anche la sua ambiguità sessuale, la sua instabilità amorosa. I suoi pochi amici facevano parte di una corte in cui vigevano regole precise a cui si doveva attenere. Non la si doveva chiamare Greta, ma Gigi. Chi non era intimo poteva rivolgersi a lei solo con Miss G, ma la regola più importante era quella di non parlare con nessuno di lei. Sfuggendo alla pubblicità per decenni, Greta ha continuato ad essere una tra le donne più pubblicizzate del mondo. Possedeva un lato maschile innato, ma era ossessionata da un codice di condotta personale basato sulla morale tradizionale. Considerava il denaro molto importante, perché sapeva cosa significa essere poveri, e affermava: «Se vuoi essere libero, devi avere soldi». Soffriva di insonnia, ma non voleva prendere sonniferi, perché temeva che la intossicassero. Andava a letto molto presto, tra le 8:30 e le 9 di sera. E si alzava alle 6 di mattina. Amato disegnare degli strani triangoli amorosi, riuscendo sempre in qualche modo a dirigerne gli intrecci. Si fa desiderare, cambia umore ed intenzione spesso, ma riesce sempre a mantenere il controllo. Mercedes, Lee e anche Cecil Beaton. Mercedes è spesso una sorta di jolly, utilizzata per scatenare gelosie o per fare da chaperon. Lee è il suo punto di riferimento. Esercita la massima influenza su di lei, dirige la sua vita, viaggia spesso con lei ma continua a vivere con sua moglie. Nel gioco delle relazioni multiple vincerà sempre lui, perché essenzialmente si occupa delle finanze di Greta. Cecil Beaton era appassionato di teatro e si dedicava con talento alla fotografia. Sapeva coltivare le amicizie utili così bene che a 25 anni diventò il fotografo più richiesto delle nobili famiglie londinesi. Fu convocato a Buckingham Palace nel 1939 per fotografare la regina Elisabetta. Diventò il collaboratore fisso di Vogue. Nel 1932 a Hollywood vuole fotografare la Garbo. Insistendo la incontra a casa di amici, nonostante in una prima istanza la Garbo avesse rifiutato, poiché lui parla con i giornalisti. Ma poi accetta di salire a casa di Cecil. Si baciarono e lei fuggì con la sua auto dicendogli misteriosamente addio.
Dopo più di 10 anni, nel 1946, Cecil rincontra la Garbo in casa di una giornalista di Vogue. Lei era con Schlee. Cecil fa di tutto per parlarle. Greta gli risponde: «Ti chiamerò io, tu non farlo». Dopo qualche giorno la chiamò. E da lì in poi Greta e Cecil si videro spesso insieme. Lui le chiede il permesso di pubblicare su Vogue qualche foto che le ha scattato negli ultimi tempi. Foto dal fascino e dalla bellezza incorruttibili. Lei acconsente. Ma poi, come sempre succede, ci ripensa. Eppure è troppo tardi. Il servizio fotografico è già stato consegnato. Greta sparisce per mesi e mesi. Poi, improvvisamente, Cecil riesce a parlare di nuovo con lei. Si rivedono, diventano intimi. Cecil sa che viene usato per il suo corpo, che non esiste una stabilità affettiva, che lei è attaccata a Schlee e non è in grado di legarsi definitivamente con nessuno. In quegli anni così si alternano Mercedes, Schlee, Cecil. Tutti acconsentono a tutto pur di frequentare la Divina. Cecil e Mercedes si incontrano persino per un pranzo insieme e sanno che Greta non sarà mai una persona stabile e soddisfatta, perché è soprattutto insoddisfatta di se stessa. Nel 1968 Cecil Beaton decide di pubblicare i suoi diari, The Happy Years, inclusi i dettagli della sua relazione con Greta Garbo, in cui afferma che lei è egoista, spietata, inafferrabile, incapace di amare. Greta tace. Nel 1974 Beaton ha un ictus cerebrale. Greta va a trovarlo e afferma di fronte alla sua segretaria: «Come avrei potuto sposarlo? Sposare un uomo che si riduce in queste condizioni?» Uscendo, infrange per l'unica volta una delle sue regole, firmando l'album dei visitatori. Naturalmente c'è chi sostiene che Beaton si sia inventato tutto e non abbia in realtà avuto nessuna relazione amorosa con la Garbo. Negli ultimi anni visse a Manhattan, pur detestando New York, la folla e i rumori. In pantaloni, maglione, occhiali scuri, tutti i giorni passeggiava. Nello stesso palazzo, al 9° piano, abitava Valentina Schlee, la moglie del defunto Schlee, che considerava la Garbo un vampiro. Si sono evitate per 25 anni. Molto probabilmente la Garbo non si poneva l'interrogativo di quali fossero i sentimenti altrui. Le piaceva essere oggetto di sentimenti, provocarli, ma da parte sua nessuna tensione. Passava molto tempo in casa, guarda la TV, o è seduta davanti alla finestra a guardare l'East River. Trascorre spesso il Natale da sola. Non le mancano gli inviti, ma lei si sente troppo triste per stare con gli altri, e con il passare degli anni gli inviti diminuiranno. Soffriva di insonnia, era preoccupata per la salute e per la mancanza di una fede religiosa. La cercava disperatamente. «Vorrei credere», ripeteva. Era preoccupata della sua bisessualità, ma confessò ad un suo caro amico che avrebbe voluto essere amata da una donna. Ed era esattamente come se non si fosse mai sentita amata in tutta la sua vita. D'estate Greta trascorreva le vacanze a Kloster, un paese a 1250 metri nelle Alpi svizzere, vicino all'amica Salka. Anche dopo la morte di Salka continuò ad andarci per 10 anni. Lì si sentiva protetta. La chiamavano Miss Brown, non era la Garbo, e nessuno la infastidiva. Il sentimento della solitudine l'ha sempre accompagnata. Andava 2 volte alla settimana in taxi all'ospedale vicino casa per la dialisi, poiché soffriva di una grave insufficienza renale. Il 15 aprile 1990, il giorno di Pasqua, Greta muore al New York Medical Center. Sua nipote, Gray Resfield, figlia del fratello, fu nominata erede universale del suo testamento. Greta possedeva appartamenti a New York, a Los Angeles ed in Europa.
ed aveva accumulato una preziosa raccolta di oggetti d'arte, fra cui alcuni dipinti di Renoir, di cui era appassionata. La fortuna della Garbo è stata valutata in diverse decine di miliardi di lire. Dieci anni dopo la sua morte, al Rosenbach Museum, sono state aperte le lettere che Greta ha scritto a Mercedes. 85 lettere, inclusi telegrammi. Tutte sempre scritte a matita, firmate Harriet Brown, lo pseudonimo che usava in giro per il mondo. Nessuna data. I suoi scritti sono il più possibile anonimi ed evanescenti. Greta è quasi sempre fredda e poco disposta a parlare dei suoi tormenti, delle sue difficoltà. Si rivolge a Mercedes chiamandola My Boy. Dice spesso che vuole essere lasciata sola, oppure dice l'esatto contrario, che è troppo sola e nessuno si prende cura di lei. Le parole più ricorrenti sono ma, se, forse, chissà. Non è mai soddisfatta. L'irrequietezza e l'insicurezza la perseguitano. Vuole sempre andarsene, fuggire. È una persona pessimista e spesso spaventata. Confessa lei stessa a Mercedes di aver paura di tutto, anche della notte. Non c'è mai una frase che riveli amore, desiderio, passione, entusiasmo. Greta è sempre controllata, non parla mai dei suoi film, del suo successo, né dei suoi incontri. Definisce le relazioni omosessuali eccitanti segreti. Terrorizzata all'idea che i suoi venissero svelati, si autodefinisce un'anima senza pace.